caldo oggi. Ciao Jenny, ciao Giulia, avete visto Dani per caso? Proprio no, Robby. Già, chissà non, dove sarà. Sì, infatti, non so proprio dove sia. Forse Dani. In casa di là, magari. Magari sta da dentro l'armadio a sistemare le cose. Oh, sì. Ma hai un cerotto qui? Un cerotto? Sì, in testa. Sì, Robby, vedi. Ti pensavo tanto e questo pensarti tanto mi ha portato a farmi un pochino male la testa, quindi ho messo il cerotto. Certo, a volte mi dimentico che la sorella di Dani è un po' strana, però vado a vedere se sta di là, Dani, dai. Dani, sei qui? Certo che non perdi tempo a provarci sempre con Robby, eh? Abbiamo rapito Dani proprio per contendercelo in egual modo. E tu che cosa fai? Ci provi subito, ma insomma! No, Giulia, stai tranquilla, tanto non c'è proprio paragone tra me e te. È ovvio che io ho una marcia in più. Sì, Jenny, adesso vedremo chi conquisterà il cuore di Robby, che vinca la migliore. Oh, ai ai ai, che botta! Ma dove mi trovo? Mi trovo in una prigione! Oh no! E poi, guardate, è durissima! Devo trovare una soluzione! Un momento, ma qui mi hanno lasciato dell'acqua e anche del cibo! Ma chi mi chiuderebbe qui dentro lasciandomi anche del cibo? Soltanto un pazzo! Perché volermi del male ma comunque lasciarmi del cibo dentro? Sai, Giulia, un po' mi dispiace per mia sorella Dani. No, ma va, cibo e acqua in abbondanza, non avrà problemi. Dani, ma non è neanche in camera da letto, Dani. Dove è finita? Non mi ha neanche lasciato un messaggio per dirmi dove andava. Questo è molto strano perché ogni volta mi dice sempre dove va. E oggi doveva rimanere a casa per fare un sacco di TikTok. Qui c'è qualcosa che non mi torna. Magari c'è qualche segno che Dani è andata via di casa, Giulia. Cercavo proprio a te. Che ne dici di fare, una sessione d'allenamento? Io amo lo sport. Davvero? Ma quando eravamo insieme tu odiavi lo sport. Beh, ho cambiato idea. Andiamo, forza. Ma no, devo cercare indizi di Dani. Dopo andiamo a fare allenamento insieme. Ok, buono. Che strano. Meno male che ero io quella che non perdeva tempo. D'accordo, allora ci penserò io. Robby ama tanto i videogiochi, quindi riuscirò a conquistarlo sicuramente. Robby, vieni per favore. Non riesco a superare questo livello. Mi serve proprio la tua mano. Giulia, mi sta chiamando Jenny. Tu continua così, allora devi fare altri 250 saltelli. E poi devi fare un sacco di piegamenti. E poi dovrai correre 10 km. Sì, certo, okay? Perfetto. Vengo, Jenny. Oh, odio lo sport. Ma che succede qui? Ma no, ma cosa combini? Devi premere i pulsanti per poterlo picchiare. Non così. Ma sai giocare? Guarda, si fa in questa maniera. Ah, ecco come si faceva. Certo, e se premi questo fai anche la mossa speciale. Pow! Visto? Wow, Robby, sei veramente magnifico. Sei veramente forte ai videogiochi. Sì, se vuoi possiamo giocarci insieme. Assolutamente. E prendiamo un altro joystick? Sì, solo ora lo io prendo. E te, giusto? Giulia non giocherà con noi, vero? ma guardatela, Jenny sta cercando di conquistare Robby con i videogiochi. Ora ci penso io. E qui passa pochissima aria. C'è una piccola fessura. Ok, mi è venuta un'idea. Utilizzerò le mie super doti da ninja. Niente, non ha funzionato. Rimarrò qui per sempre. Voi amici, aiutatemi, consigliatemi un modo per uscire da qui. Io intanto credo proprio che mi mangerò qualcosa. Tanto ormai mi sono rassegnata. Nessuno mi verrà a salvare, neanche il mio Robby. Ecco qui, con questo. Eccomi, ho finito tutti i piegamenti. Già. Questa è la pallina da baseball, giusto? Da baseball. Questa qui è la pallina per giocare a tennis o a padel. Scherzavo. Benissimo. Ci stai mettendo veramente tanto a venire a giocare. Sì, perché deve venire a fare allenamento con me di padel, tennis.
Giulia, ma che cosa stai dicendo? Non vedi? Ha il joystick in mano, Robby! Guarda, adesso non ce l'ha più! La palla! Cosa dici, Giulia? Robby voleva giocare con me! No, Robby voleva giocare con me! Robby preferisci giocare ai videogames, vero? No, esatto, preferisci venire a fare allenamento con me, vero? No, preferisci giocare con me, Giulia! Basta! Sapete cosa preferisco fare? Lo sapete? Preferisco cercare la mia Dani che è scomparsa! Oh, hai visto che cosa hai combinato? No, è tutta colpa tua, stava andando benissimo, l'avevo convinto e tu ti sei intromessa! Guardate, di qui è tutto chiuso e anche sopra di me non passa neanche un po' di luce! Aiuto! Mi consolerò con un po' di cioccolata che tra l'altro si sta anche sciogliendo! Qui dentro si muore di caldo! Oh, è tutta sciolta! Ci deve pure essere qualche indizio che mi faccia capire dov'è Dani. Questa è la candela per profumare il bagno di Dani. Sapete perché? È un indizio molto importante questo. Perché Dani non andrebbe mai via di casa lasciando una candela accesa. Anche perché è molto pericoloso. È perché... se si lascia una candela accesa quando non c'è nessuno in casa, non si sa quello che potrebbe succedere. Quindi Dani deve essere andata via di casa in fretta, così in fretta da dimenticarsi addirittura una candela accesa. E inoltre mi segna che non è online da tantissimo tempo, quindi significa che non ha neanche il telefono con sé magari. Questa storia non mi piace affatto. Amici, ho bisogno del vostro aiuto. Dovete assolutamente iscrivervi al canale e commentare qui sotto scrivendo secondo voi cosa è successo alla nostra povera Dani. Allora, abbiamo iniziato col piede sbagliato, Già, è vero. Però adesso è tutto sistemato, no? Sì. Jenny? Sì. 5 minuti a testa. D'accordo, 5 minuti a testa. Ok, va bene. Esatto. E questo era l'ultimo. È tutto pronto. Esatto. Al mio tre chiamiamo Robby. Ok. Robby! Robby! Ho detto tre. Indizi. Mi avete chiamato per caso? E questo che cos'è? Eccoti qua. Beh, ho preparato tutto questo proprio per noi due. Siediti un po', Robby, così parliamo solo io e te. Ah, ok, è praticamente tipo un aperitivo, sì, adoro l'aperitivo. Esatto, è proprio quello, sì, per ora parliamo, Ok, ora parliamo, di cosa vuoi parlare? Ah, hai finito i 10 km di corsa di prima? Assolutamente sì, non vedi come sono stanca? In effetti, non sudi per nulla, te lo devo dire. Io dopo 10 km sono super sudato. Sì, beh, in effetti ho un problema di sudorazione. Non ci sa proprio fare con Robby. È proprio un'imbranata. Oh no, sta per scadere il tempo. Allora, Robby, pensavo a quanto stavamo bene insieme prima e al fatto che... Perché non lasci Dani? Dovrei lasciare Dani, ma un attimo, perché mi chiedi questo? Mi piace, Giulia? Tocca a me! Ma io sto bene con Dani, non Beh, mi sto... Avanti, su! Ciao, Robby! Ma come stai? C'era Giulia! Sì, sì, non è importante di chi c'era prima, ma di chi c'è adesso. Vabbè, anche tu hai fame? Sì, tantissima, tu hai fame? Sì, ma non capisco, questo dovrebbe essere un aperitivo, ma non ci sono né patatine, né pizzette, né una Coca-Cola, niente. Già, è vero. Non posso lasciare che Jenny conquisti Robby. Devo assolutamente rovinare il loro appuntamento. Certo, Jenny, che un po' mi era mancato stare un po' di tempo solo... io e te, anche se devo capire dove è arrivato, dove è andata Dani, non la trovo! Ah, lascia stare Dani, adesso non mi sembra che tu stia male, no? Ti stai divertendo. Quindi goditi il momento invece di pensare sempre a Dani. Ah, nessuno vuole stare con una scorreggiona! Jenny? Sì? ho capito che anche tu stai bene, però... Tra amici le puzze non si fanno però, Robby, che cosa intendi dire?
Hai appena fatto una scorreggia! Io non farei mai una cosa simile! Penso che l'aperitivo non puoi assolutamente mangiarlo, no, perché... Robby! Non stai bene di stomaco, mi dispiace! Non sono io, Robby! Non sono io! Sì, certo! Ottimo! Il loro appuntamento è rovinato! Ti posso consigliare il numero di un ottimo medico! Tu non lo prendi! Dove vai? No! Giulia! Oh, Jenny, mi dispiace tantissimo! Non è vero! Mamma mia, qui si muore di caldo! Ma, aspettate, mi è venuta un'idea! Io, qui, nella mia pettinatura dei capelli, ho delle forcine! Magari queste mi aiuteranno ad uscire! Questa prigione credo sia fatta di cartone! Oh, non ci credo! Forse riuscirò a trovare la via di uscita! Ok, Dani... Vai! Amici, se continuo così, non riuscirò ad uscire! Devo abbinare la forcina a qualche altra cosa! Magari posso dare dei calci e poi utilizzare la forcina! Sicuramente funzionerà! 1, 2, 3! Uno, due, tre! Guardate! Sono riuscita a creare questo piccolo buchino! Ma... non riesco a capire dove mi trovo! Devo continuare a scavare! Questa è la mia unica via di uscita! Robby! Robby, dove sei? Perché non sei qui con me ad aiutarmi? Oh, ma quindi ero chiusa in una scatola di cartone! Ah, che bello! Sicuramente con questo regalo riuscirò a conquistare Robby! Giulia! Che cos'è quella? Un regalo per Robby! No, come un regalo per Robby? Certo! Non posso crederci che anche Giulia ha avuto la mia stessa idea di fare un regalo a Robby! Ma sentiamo che regalo hai fatto tu a Robby! Lo scoprirai quando arriverà! Di certo non lo faccio vedere prima a te, così mi rubi l'idea e dici che è tua! Robby! Ciao! Ciao! Ma voi due stavate litigando? Sì! No! Ragazze, abbiamo detto che potete rimanere a casa nostra purché non litighiate. Sappiamo, Giulia, che a volte tu esageri con i tuoi litigi. E tu, Jenny, hai un sacco di piani poco buoni, un po' malvagi. Ma è Jenny che ha iniziato e che vuole litigare con me. No, è Giulia che mi ruba tutte le idee. Sì? Vi siete fatte un regalo a vicenda, che brave, che carine. No, Robby, tu non capisci mai niente. In realtà, questo è un regalo per te. Il mio è un regalo per te, il suo no. Che bello, io adoro i regali. Sì, ma adesso ascolta, Robby. Vedi, io e te siamo come la bella e la bestia. Ma nei videogiochi tu sei Goomba e io sarò la tua Peach. Ma scusami, stai dicendo che sono brutto come un Goomba? No, non intendevo questo. Ma io ho questa faccia. No, Robby, non hai frainteso. E poi Peach sta con Mario, mica con Goomba. Giulia, almeno tu. Esatto, sicuramente sarà meglio il mio di regalo. Il blu almeno è uno dei miei colori preferiti. Sì, lo sapevo. Allora adesso lo apro, eh? Certo. Mi hai regalato una collana con un cuore! Un regalo da donna! Giulia, sì, sicuramente è meglio il tuo! E poi manco mio! Guardami qua, che bel regalo! Il mio primo regalo! In che senso il tuo primo regalo? Ma che cosa non stai serpi facendo? Ma cosa? Robby, non fai una foto? Grazie, Robby, è stupendo! Ah! La indosserò subito! Non sto capendo, mi hai dato un regalo da dare a te? Ragazze, voi non sapete fare regali per maschi. Oh, finalmente un po' di aria. Non respiravo più dentro questa prigione. Finalmente sono salva. Non ci posso pensare che mi abbiano rapito e rinchiusa qui dentro. E poi non era una prigione, era una scatola. Ma vi assicuro che è come se fosse una prigione. Dove mi hanno portata? Sembra quasi un terrazzo. Credo che proprio questa sia la via d'uscita. Devo proseguire lungo quelle scale. Magari mi porteranno a casa. Dani non mi farebbe mai dei regali del genere. Lei conosce molto bene i miei gusti. Ma si può sapere dove è finita la mia piccola Dani? Amici, lasciate un bel like se anche voi adorate
quando Dani e io stiamo assieme. Vorrei tanto che adesso bussasse alla porta ed entrasse a salutarmi. Hanno bussato? Ma chi è? Dani! Robby, non puoi capire quello che mi è successo! Dani! Dani? Ciao, io ho un appuntamento molto importante! Serena, io sono venuta a trovarti, ma credo che devo andare. Ok, allora adesso mi racconti tutto quello che ti è successo. Sì, Robby.